Ultime sfide fra le formazioni di eccellenza in vista dell'inizio dei campionati. Domenica si disputeranno infatti le gare di ritorno della prima fase di Coppa Italia. Obiettivi puntati sul derby fra Varese ed Acqui, che Termali, all'andata di sabato scorso, si sono aggiudicati per 3-1, ma gli uomini di Cavoso sono più che mai agguerriti e proveranno a ribaltare il risultato. Fra i padroni di casa non ci sarà il portiere titolare Gaione, espulso sabato scorso, in dubbio Campazzo, mentre gli ospiti dovranno fare a meno degli squalificati Guazzo e Baldizzone. L'Ovadese per passare il turno dovrà vincere per 2-0 con 3 gol di scarto, ma i bianchi di Camussi sperano di ripetere la buona prova della scorsa settimana. Obiettivo invece di mister Cavosio correggere rapidamente i troppi errori commessi per essere pronti a disputare il campionato a testa alta. Altro match di cartello quello fra Valenzana, Mado e Luese Cristo. Sabato scorso gli Orafi sono stati sconfitti per 1-0 e dove si presentano puntando su un atteggiamento più concreto che consenta loro di ribaltare il risultato e considerando, come ha spiegato il direttore sportivo Sacco, che all'andata il gioco tutto sommato è stato soddisfacente. Il Dertona, che rappresenta la Serie D, affronterà il Nova Romantin. In campo anche nel fine settimana anche le squadre di promozione che disputeranno la Coppa Piemonte. Domenica alle ore 15 al Moccagata di Alessandria, derby di cartello fra Forza e Coraggio e Novese. I nuovi grigi saranno seguiti dalla tifoseria pronta a ricompattarsi dopo le delusioni vissute con la vecchia Alessandria Calcio. La Novese è pronta a dire la sua, con la consapevolezza però dei limiti che si troverà ad affrontare quest'anno. Vorrà comunque ben figurare davanti all'ex mister Mattia Greco. Altre sfide di rilievo, Arquatese e Gaviese, due formazioni protagoniste della scorsa stagione che hanno mancato per un soffio la promozione in eccellenza. Impegno casalingo per il Città di Casale contro i Vercellesi del Trino. Altra sfida fra due contendenti alla promozione lo scorso anno è quella tra Castellazzo e Canelli. Tutte sfide che serviranno a valutare lo stato di salute delle squadre alessandrine in vista dell'impegno nei campionati. Tutte proveranno a proseguire il cammino nelle coppe, certamente non obiettivo assoluto. La domenica 8 settembre invece si farà sul serio. In campo anche la prima categoria, col derby fra Fulvius e Monferrato, fra Capretese e Frugavolese e Sale Viguzzolese. Ritorno giovedì 12.